mi dice sempre che cosa fare, come non masticare a bocca aperta. Ben. Oppure non stare troppo attaccato allo schermo. Ben. O non cucinare quando sei inferno. Ben. Mi sono stancato! Ben, io non ti dico cosa fare, io ti sto solo educando. Non faccio certe cose per rovinarti la vita. I miei consigli hanno la funzione di regole della strada. Non si urla del camper! Ragazzi, il segreto per risolvere tutti i conflitti è la buona comunicazione. Sono un ragazzino che viaggia per il paese. Mi sembra normale che io voglia divertirmi. Lasciami vivere! E credi che io mi diverta a dirti sempre le stesse cose? Non mi dai mai retta? Immagino che questo sarà il mio caso più difficile. Ti piace darmi ordini di continuo? Ti piace un sacco? Io lo vedo che ti diverti! Se vuoi risolvere il conflitto, credo che sia meglio che tu rimanga qui a parlarne. Niente alienate mentre sei in giro. Sì, certo! Beh, possiamo parlarne noi due. Mi faccio un pisolino. Almeno potrò ascoltare la mia radio in pace. Niente alienate mentre sei in giro! Beh, io penso che un alienato sia proprio quello che ci vuole. Tanto il nonno non lo verrà mai a sapere. Non capisco perché lui non mi permetta di fare tutto quello che desidero! Io non capisco, è una bellissima serata. Sono un genio con la capacità di manipolare gli animali attraverso il cielo, volando su una creatura che controllo concentrando i miei pensieri su un dispositivo di ecolocalizzazione. Dovrei essere felice, ma perché non lo sono? Forse ho bisogno di un nuovo scopo nella vita. Ho appena finito questa nuova pistola tramutante e avevo in programma di trasformare tutta l'umanità in animali, ma sai una cosa? Forse è il momento di vivere come un nuovo Animus. Potrei persino smettere di pensare a quel muccioso. No, prima Tennyson! E una volta sconfitto cambierò vita! Gestire l'aggressività. Oh, ciao Ben, ho visto un po' di palle di fuoco nel bosco, va tutto bene? Va alla grandissima, soprattutto perché ho infranto una regola. Mi sento molto meglio e non è accaduto niente di male. L'esatto contrario di quello che ha detto il nonno. Ah, non ci casco. No, Ben, fa attenzione. Bravo, così, corri! Il dottor Animus? Ma che sta facendo qui? Non è importante, perché ora ci pensa Diamante a lui! Che cosa dicevi? Questa sera avevo deciso finalmente di cambiare vita, Tennyson! Ma sei arrivato tu e mi hai bruciato le sopracciglia! Ok, forse ho combinato un pasticcio, ma in mia difesa la palla di fuoco che lo ha colpito è stata solo un incidente! È perso nel suo mondo di armonia! Come fa a dormire durante l'attacco di un mostro? Dite addio alla vostra cara umanità! Lavorerò più con un pipistrello dallo spirito libero! Ah, che trambusto! Ragazzi, vi avevo detto che... Ben? Calmo, cucciolo! C'è un pipistrello lì fuori! E vuole ascoltare Mondo Armonia? Addio, mocciosi! Attenzione! Max, quello lì era un raggio pollo? Che razza di domanda è? Ma certo che era un raggio pollo!